Beh, ragazzi, cosa vi posso dire? Eccoci nella città più potente della storia. E la prima mossa da fare, in realtà, visto che si crepa di freddo, ha nevicato un botto, sarà andarmi a comprare subito dei guanti e un cappello. Niente ragazzi, a quanto pare la missione è fallita, perché a parte qualche cappello da rapper non esistono cappelli, cazzo, qua. E o devi rappare o altrimenti sei fottuto, non puoi avere un cappello normale. E che non lo so nemmeno portare il cappello. New York City, please go easy on me tonight. New York City, please go easy on this heart of mine, 'cause I'm losing my lover. I cinesi ti salvano sempre la vita e sono qui e ci credo di brutto. E infatti ci ho preso e adesso inizia l'avventura. Ora ci enjoyiamo una bella passeggiata per Manhattan. E prima considerazione del giorno che mi viene in mente: io ero stata a New York 7 anni fa, quando lavoravo alla Disney insieme al mio amico Gallo. E anche se tu dicevi, ma 7 anni fa il mondo non era così diverso, New York probabilmente era uguale, la differenza che sto notando è incredibile, perché per come si è evoluta la tecnologia. Cioè, 7 anni fa paradossalmente non c'erano gli smartphone, forse stavano iniziando, ma io non avevo uno smartphone, nessuno dei miei amici aveva uno smartphone. Avevamo dei telefoni scassati con cui ci mandavamo gli SMS, ma chi se li ricorda gli SMS? Cioè, non mi ricordo nemmeno più che esistono, praticamente. E mi ricordo, per girare New York avevamo la nostra mappa, cioè ancora ti davano la city map. Adesso ti scarichi l'app e te ne sbatti, no? Cosa ti serve una mappa in cartaceo, aprirla? E poi, ragazzi, mi ricordo la quantità di taxi gialli, ecco, ne è passato uno adesso, un taxi giallo, un altro, ok? Che inondavano la città. Adesso c'è Uber, taxi gialli, ne vedi un decimo, ma forse nemmeno, un centesimo di quelli che c'erano prima. Quindi sono arrivato, boom, apro Uber, ti viene a prendere un taxi, c'è una macchina ogni 3 secondi, paghi con l'applicazione, puoi dare addirittura la mancia con l'applicazione, non devo nemmeno aprire il portafoglio e dargli un dollaro di mancia o due, è una roba incredibile, ok? E poi Google Maps, ho Google Maps sul telefono, in 3 secondi mi oriento, sono arrivato adesso alla Fifth Avenue, voglio farmi un giro un po' qua, nella zona billionaire, no? E un tempo per trovarla lì a sbatterti sulla mappa, cioè è tutto incredibilmente più veloce. Puoi visitare una città in 3 secondi, informarti in 3 secondi, fare tutto in 3 secondi. E io dico, perché ancora ci ostiniamo a non credere che internet ti possa cambiare la vita? Ma se ti accelera così una vacanza, immaginati cosa può fare nel tuo lavoro se impari a usare questi strumenti, nel costruire un business, se impari a usare questi strumenti. Guarda, io come credo in internet adesso, non ci ho mai creduto prima, perché sto vivendo la differenza di soli pochi anni a livello pratico poi nella mia vita. E spacchiamo tutto, PC Maker.